Ora vediamo il primo principio della termodinamica applicato alle quattro trasformazioni speciali che sono l'isocora, l'isoterma, la diabatica e l'isobara. Nella prima colonna abbiamo l'isocora, sia quella con aumento di pressione, quindi riscaldamento isocoro, che il raffreddamento isocoro con diminuzione di pressione. Nella seconda colonna abbiamo l'isoterma, sia in espansione che in compressione. Nella terza abbiamo la diabatica in espansione e raffreddamento, oppure in compressione e riscaldamento, e nella quarta colonna l'isobara in espansione, cioè in riscaldamento, e l'isobara in compressione, cioè in raffreddamento. Analizzeremo in dettaglio ciascuna di queste otto trasformazioni dal punto di vista del bilancio dell'energia, quindi dal punto di vista del primo principio della termodinamica. L'ordine scelto per le quattro trasformazioni non è casuale, ma le prime tre hanno almeno un termine uguale a zero, un termine di quelli che compaiono nel primo principio, che sono il lavoro, la variazione di energia interna e il calore. L'ultima trasformazione invece è l'isobara, che non ha nessuno dei tre termini uguale a zero.